L'inaugurazione della mostra di Urbano Lucchesi, che è una mostra ma è anche l'acquisizione da parte del museo di Doccia di molte opere in porcellana, in ceramica dell'Ottocento. Per noi questo è un giorno di festa, perché erano davvero moltissimi anni che il museo non acquisiva delle opere nuove. E un museo che non acquisisce è un museo mausoleo, diciamo così, un po' morto, quindi è molto importante, è una linfa vitale. Ci teniamo quindi a dare il massimo risalto a questo evento e quindi abbiamo pensato di organizzare una mostra dedicata a una figura che tra l'altro è stata riscoperta molto molto recentemente, nonostante fosse il direttore artistico della manifattura negli anni 80 e 90 dell'Ottocento. Ma credo che sia giusto che ne parli colei che ha scoperto Urbano Lucchesi, cioè Rita Valleri. Sì, la particolarità di Urbano Lucchesi risiede proprio nel fatto che lui era uno scultore accademico, a tutti gli effetti professore dell'Accademia di Firenze dal 1875, e allo stesso tempo, negli stessi anni, si è occupato anche della direzione della manifattura di Doccia, dove è rimasto come direttore artistico almeno fino al 1900. Il suo grande exploit l'ha avuto nel 1888 con una produzione sia di genere, quindi legata a quella che era la sua attività di scultore, scultore ritrattista, scultore dedito a quella che era la cultura macchiaiola che già si era sviluppata in questo momento, e soprattutto scultore, e questa è una cosa particolare della innovazione che ha portato all'interno della manifattura, di soggetti cosiddetti di fantasia, così sono stati definiti, non appartengono al suo repertorio di scultore, ma lui li ha realizzati esclusivamente per la manifattura. Scultore appunto di soggetti di fantasia, e che vediamo esposti proprio in mostra, e che a differenza degli altri soggetti cosiddetti di genere, lui realizza in porcellana, fa realizzare in porcellana, e in porcellana prendono la denominazione di porcellana di lusso. Tutti gli altri rimangono in maiolica, che era un materiale più povero e quindi anche economicamente più accessibile, mentre tutto questo genere che costituisce le baschette con putti, soggetti che cavalcano soggetti animali di fantasia, di invenzione, quindi non presenti nel mondo reale, ecco, sono tutte delle particolarità che proprio caratterizzano questo suo filone della produzione, che a un certo punto ha un'interruzione. Intorno al 1900 sembra che lui ripieghi su quello che era stato l'insegnamento accademico più di gusto classicistico, e comincia un tipo di produzione che in realtà prende le fila da quella che è la tradizione di scultura tardo-barocca fiorentina, ma anche neoclassica e anche rinascimentale. Realizza dei soggetti in stile neorobiano e anche soggetti tratti da Giuseppe Piamontini e da Giovan Battista Foggini, che appunto sono questi due scultori importanti della stagione tardo-barocca fiorentina.